seconda città del Portogallo, situata in una splendida posizione alla foce del fiume Douro, Porto è una magnifica città piena di atmosfera e di fascino. I primi effetti scenografici che Porto ci regala sono le tegole rosse dei tetti e le magnifiche azulejos, le piastrelle di ceramica bianca e blu delle facciate. Nel 2001 Porto è stata dichiarata città europea della cultura e l'UNESCO ha notificato la Ribeira, il popolare quartiere lungo il fiume, patrimonio dell'umanità. Il suo nome deriva dal portoghese Cidade do Porto, cioè città portuale. Un altro nome è Cidade Invicta, ossia città invincibile, per aver saputo resistere agli attacchi sia dei Mori che di Napoleone. Il commercio è scritto nel DNA di Porto, che dal grande fiume portava gli scambi nel cuore della città, già dai tempi degli antichi romani. L'operativo Tripeiros, ancora oggi usato come soprannome degli abitanti di Porto, deriva da un aneddoto che risale all'epoca dell'espansionismo portoghese. I cittadini di Porto, che rifornivano ai marinai le provviste di carne sotto sale, tenevano per loro le trippe e l'interiora. Da allora, oltre all'aperitivo, la tripa a moda do Porto è diventato il piatto tipico della città. L'apice dello splendore Porto lo raggiunse grazie alle esplorazioni mercantesche del XV e XVI secolo, ma fu lo sviluppo del commercio con il Regno Unito del vino Porto che diede una svolta decisiva alla storia e all'economia di Porto e del Portogallo. La storia di questo famoso vino liquoroso è fortemente legata a quella dei mercanti inglesi ed inizia alla fine del XVII secolo, quando, a causa dell'embargo deciso sui prodotti della Francia, avversaria di guerra, l'Inghilterra rivolse la propria attenzione al Portogallo per reperire vino a basso prezzo. Il vino portoghese, con questo il Porto, rappresentò l'alternativa al vino francese e molti commercianti inglesi decisero di trasferirsi in Portogallo diventando essi stessi produttori di Porto. La valle del fiume Douro è una zona che presenta non poche difficoltà ai viticoltori. Le pareti delle colline che degradano verso il corso del fiume sono estremamente inclinate e la difficoltà della vendemmia è ulteriormente aggravata dalle torride temperature estive, periodo della raccolta delle uve. Il problema stava quindi nella qualità dei prodotti, davvero pessima per tutto il territorio.
si narra che gli unici a produrre del vino bevibile erano i monaci, in quanto applicavano a tutto il procedimento di vinificazione le più elementari norme igieniche. La leggenda vuole che proprio i monaci fossero soliti aggiungere dell'acqua vitae durante la fermentazione. Questa consuetudine permetteva di conservare a lungo il vino e di migliorare la qualità del prodotto. Tale usanza, che manteneva la dolcezza naturale del vino e aggiungeva allo stesso tempo alcolicità, diventò la caratteristica che ancora oggi distingue il Porto da altri vini. Gli inglesi lo identificarono come vino nazionale, tanto da diventare uno dei vini prescelti dalla Casa Reale. Berlo, al posto dei vini francesi, era per gli inglesi considerato un gesto patriottico. Esistono diverse tipologie di Porto. Il vino ruby, versione più diffusa e conosciuta, di colore rubino e dal sapore aromatico di frutti rossi. Il Porto Twainy, più pregiato, meno dolce e più forte, dalla tonalità ambrata. Il Porto Bianco, ottenuto principalmente da sole uve bianche, giovane e fruttato, considerato la variante meno nobile del Porto. Tra tutti eccelle il Vintage, in assoluto il più pregiato, prodotto con uve di una sola annata classificata come eccellente, invecchiato inizialmente in botte per poi essere sottoposto ad un secondo invecchiamento in bottiglia. È questo uno dei pochi vini in grado di reggere decenni di invecchiamento riuscendo a conservarsi perfettamente. Calato il sole e Porto ci offre la sua immagine più intima, elegante, luminosa e romantica. Antiche ricette e tradizioni che si consumano quasi in famiglia. Porto è tutto questo.